Ciro Rigione, non c'è bisogno che tu magari appunto no, sai, ti aggiusta? Vengo ancora da un pochettino dalle buonasera innanzitutto. Buonasera. Salve, ciao Marco. Vengo un attimo un po' ancora dalle feste natalizie, io sono uno che si rilassa molto in questo periodo. Chi lo dici? Allora, anche, mi dovrei guardare anche io allora. Osservo ancora un pochettino le conseguenze, diciamo. Come stai? Bene, bene. Te stai bene, inutile comunque, con gli accorgimenti. No, stai bene, ti trovi in ottima forma. È sempre più giovane. Poi stavamo un po' parlando, perché te sei sempre circondato da fans fedelissime, coloro che comunque ti seguono da molti, molti anni, da una vita, devo dire. E non ti hanno mai mollato. Mai, mai. Le ho viste... Ma ti ho fatto tantissimi concerti. È sempre là, ad esempio, a chiedermi magari la canzone che vuole, come stasera, no? Hanno detto, sì. Ci fai ascoltare questa, quindi questo è un segno di affetto e di amore, sai, perché voglio dire amore artistico, perché poi loro, ci sono signore che sono sposate con figlie e le figlie, sono e i figlioletti sono venuti appassionati alla mia musica, quindi hanno poi già in tradizione, hanno già... generazione con generazione hanno fatto già masticavano la canzone, la musica mia pure ai figli. Infatti le figlie con le tue canzoni, dalle tue radici musicali, però parliamo di oggigiorno, Ciro Rigione, perché quello che è stato, ma quello che è ancora. Certo, questa è la cosa bella, che c'è chi dice le tue canzoni di qualche anno fa mi fanno riammentare la mia gioventù, la mia giovinezza. E poi naturalmente tu guardi la ragazzina di 14 anni, 15 anni, 10 anni che è appassionata alle canzoni mie nuove, quindi voglio dire grazie a Dio riesco ad esprimere nelle composizioni ancora quello che avverto nelle generazioni che sono quelle attuali, diciamo così. E quindi adesso tocca a te dire a loro da casa qual è la canzone, con quale canzone ci farai emozionare? È tutte le sere. Tutte sere. Cosa si fa tutte le sere? E tutte le sere si può stare bene, ma poi il giorno dopo, capito? Il letto porta, capito? Okay. Il letto può portare anche incomprensioni, dipende. No, dopo, diciamo. Può anche, vabbè, comunque, lasciamo tutte sere. Quindi, grazie quando a loro. Mi chiama mi troverà sempre. Idem, Alfonso, ti vogliamo bene, quindi da parte di Ciro Rigione è tutto, non ci resta che dire... Cantiamo Napoli! Un bacio! Ne parla ma fa, sta storia tutti due non può durare. Ma metti in tante e vado via, mi dice che sta vita mia. O che non ne ha parlato, che la te caghi amata, chi sarà? Sei troppo possessiva vita mia, per questo me ne vado via. Tu sai che voglio bene, però sta gelosia non mi trattene, mi fa stanca e tapè. E tutte se la stessa discussione, noi ci apparamo solo per favore. Voi ornapri e sapete spondo solo, tu nata volta torna a cominciare. Per sopra che siamo sostancati, o veramente me ne trovo nato, pure se soffro me ne sto lontano e non mi vede più. Ma roba mia, mi piglio tutte cose e vado via, te lascio sulla sta fotografia, ti prego non buttarla via. Te la già fa papà, è inutile che chiagno non stucca, ti scorda e dopo torna a cominciare, io ti conosco già. O sai, te voglio
faccio così, non mi tratten, ma fa stancare da me. E tutte se la stessa discussione, noi ci apparamo solo per favore, o io rabbia e sapere spondo solo, tu nata volta torna a cominciare. Per sotri che mi sono stancato, o veramente me ne trovo nato, pure si soffre me ne sto lontano e non mi vede più. Ma chi si muove qua, ti voglio troppo bene, che già fa sullo pensiero che me ne vai, già stavo per morire.